È arrivato il momento di fare un po' di esercizi assieme, così io sono certo che tu fai gli esercizi durante la settimana, ma nel frattempo in questo video ne facciamo un po' assieme. E allora vai sulla dispensa nella sezione della terza settimana e vai a pagina 43 dove andremo ad aumentare la velocità dell'esercizio dei punti di fissità che fa pure rima. Però in questo caso, nella pagina 43, come vedrai dietro di me, te la faccio vedere, ma apparirà uh, dietro le mie spalle, in questo esercizio cosa cambia? Abbiamo due colonne di parole, ma non abbiamo la riga che interseca la parola stessa. Quindi non hai il punto di fissità, adesso lo devi fare da solo, perché sui libri ovviamente che leggerai non avrai i puntini di fissità da vedere, devi ormai essere abituato. Quindi andrai a. Ovviamente eh, tra breve ti lascerò con il metronomo puntato a velocità diverse. Ah, a ogni rintocco passerai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e andrai avanti così fino alla fine per poi tornare indietro al contrario. Lo faremo per 80 secondi. Ogni 20 secondi il metronomo aumenterà la sua velocità. Inizieremo da 120 bpm e arriveremo a 180, quindi faremo 20 secondi da 120, 20 da 140, 20 da 160, 20 da 180. Quindi avrai tutto il tempo per leggere tutto, per tornare indietro e per ricominciare. Ok? L'importante è che ogni rintocco vai sul punto di fissità e ampli il campo visivo per leggere l'intera parola. Pagina 43. Preparati, uh, uh, recupera la tua classica posizione da bravo super, super lettore veloce, o meglio da lettore super veloce, e quando sei pronto vai avanti su questo video e fai partire l'esercizio con il metronomo che ti appare adesso. Perfetto, ok. Come è andata? Inizia a vedere che adesso diventa sempre più facile e che adesso abbiamo aumentato la velocità a 180. Quindi ricorda che abbiamo iniziato la prima settimana andando molto più lenti. Ora eh, i tuoi occhi riescono a muoversi molto più velocemente grazie al fatto che per due settimane hai fatto esercizi. Adesso passiamo al secondo esercizio, ovvero pagina 44. In questo caso hai un testo completo. Diviso in tre colonne con la linea che interseca per il punto di fissità. Vedrai che adesso insomma, il testo a colonne ormai dovresti avere il campo visivo abbastanza ampio per, per vederlo immediatamente e vedrai che cosa accade. L'obiettivo dell'esercizio è quello di muoverti velocemente attraverso i vari punti di fissità, attraverso le varie righe e colonne, ma vedrai che alla fine probabilmente avrai compreso buona parte del testo, o comunque una parte del testo, perché questo è un testo completo non sono parole messe a caso quindi ricorda, ripartiranno di nuovo i rintocchi a 120 in questo caso, 120, 140 160 180 e eh, saranno 20 secondi per ognuno e a ogni rintocco andrai, tac, tac, tac tac, 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 tac Ok, quando arriverai alla fine, torni indietro come al solito e se ancora c'è tempo ricominci dall'inizio e ritorni avanti. E poi, se vuoi, potrai anche chiederti che cosa hai capito di questa lettera, di questo eh, di questo testo che come al solito, buona parte di questi testi sono articoli presi dai nostri eh, dai nostri blog di proprietà di Anaera. Quindi, pronto all'esercizio, al solito, se nel frattempo prima hai, hai stressato un po' gli occhi e hai bisogno prima di rilassarli o di fare qualche esercizio di rilassamento oculare Fallo prima, ferma un attimo questo video, quando sei pronto riparti e adesso partiranno i rintocchi Ora Benissimo, ottimo così. Vedi come le cose iniziano a migliorare rispetto all'inizio, che sembrava tutto magari un po' più difficile. E andiamo al terzo esercizio. In questo esercizio faremo qualcosa di diverso. Vedi che il testo, innanzitutto, è composto di due pagine, quindi pagina 45 e 46. Parla di Jung, anche questo, un testo probabilmente preso da uno dei nostri blog. In questo caso, vedi che. La so, è fatto su due colonne e che la colonna è un po' più ampia di quella precedente, quindi dovrai usare il campo visivo maggiore, quindi dovrai sfruttare la capacità maggiore del campo visivo. Ma attenzione, questa volta non andremo a fare questo passaggio. Ma il passaggio sarà così. Quindi è scritto in colonne in questa maniera. Quindi a ogni rintocco che farai. Passerai dal primo, poi al secondo, poi al terzo, poi al quarto, poi al quinto, arriverai giù, ritornerai su, è un po' come un giornale praticamente. Ritornerai su, quando arrivi qui vai alla pagina successiva e quindi cominci da qui e poi vai qua. A ogni rintocco tu passerai da punto di difficoltà a punto di difficoltà, quindi di linea in linea, in questo caso in modo verticale e non orizzontale, ok? Avrai di nuovo del tempo, avrai di nuovo i rintocchi, inizieremo più lenti, partiremo da 100 bpm. Ricorda, mh, parti dalla prima, dalla prima riga, vai giù, quando arrivi alla fine, se hai ancora tempo, ritorni su al contrario. Quindi, nella stessa maniera con cui sei sceso, risali, ma al contrario. Avrai sempre gli stessi 80 secondi, ma inizieremo da 100 bpm. Quindi, inizieremo da 100 e arriveremo a 160 mi raccomando, l'obiettivo non è come al solito comprendere tutto, innanzitutto è muoversi di punto di fisità in punto di fisità e allargare il campo visivo. Quindi renderti conto di quello che c'è scritto. Poi, essendo un testo chiaro, cioè essendo un testo logico, probabilmente capirai anche un po', una, avrai una ritenzione di quello. Che viene detto e poi se vorrai potrai farti le solite domande del 5W quindi chi cosa come dove quando per poter far riaffiorare da dentro tutto quello che ha fotografato ma che in questo caso ha anche letto velocemente al solito se hai bisogno di stretchare un po' gli occhi o di riposarti o di fare qualche esercizio di rilassamento oculare fallo prima di iniziare dopodiché fai partire questo video di nuovo oppure Fallo adesso, prendi la tua posizione da bravo lettore super veloce e inizia l'esercizio adesso. Benissimo, ottimo così. E andiamo avanti. Altro esercizio, pagina 47. Lo hai già fatto questo esercizio? Lo facciamo di nuovo. Hai la ricerca di parole, quindi muovi velocemente gli occhi con tutte le tecniche che conosci per cercare nel minor tempo possibile la parola che io ti dirò. Quando io ti dirò la parola, apparirà un contatore, quindi un cronometro. Quando l'hai trovata, alza subito gli occhi e Vedi quanto tempo ci hai messo, cerca di farlo in maniera più veloce possibile. Quindi vai a pagina 47 e la prima parola che ti chiedo di trovare è: Ma quanto rido? Ed era nella terza colonna, quasi all'inizio. Quanto tempo ci hai messo? Adesso vedrai che, a mano a mano che ti cercherò le parole, ti chiederò le parole, diventerà più facile probabilmente perché la mente ha già iniziato a capirle, ha già iniziato a fare le scremature. Bene, adesso sai come fare e non ti ho detto cosa devi fare, non ti ho detto, era ovvio che. Tu usassi una delle tecniche che hai già utilizzato, ti faccio usare ciò che ormai hai imparato. Io ti dico quello, qual è l'obiettivo. Trova tu il modo per farlo. Usa la tecnica migliore per te che hai sperimentato fino ad oggi. Per cercare, quindi, scrematura veloce eh, le, con il movimento che preferisci, insomma, quello che ormai hai scoperto che funziona meglio per te. Troviamo una seconda parola che è. Giapponesi, ti ho dato 10 secondi. Spero tu l'abbia trovata in molto meno. Questa era difficile perché era proprio verso la fine dell'ultima riga. Adesso che sei arrivata all'ultima riga, quindi hai scannerizzato tutto, ti dovrebbe diventare ancora più facile. E la terza parola che ti cerco è cipe chop Bene. E ne facciamo ancora un'altra che è coerente con tutto questo corso che stiamo facendo assieme e direi è quasi illuminante. Illuminante la parola che ti chiedo. Cercala adesso. Oh benissimo, siamo arrivati anche alla fine di questo esercizio e hai visto come sta diventando sempre più facile. Di nuovo prima di passare al prossimo, rilassati, fai un po' di stretching oculare. Fai un po' di rilassamento oculare. Se hai bisogno di bere, fermarti, fare qualcosa, blocca il video e passiamo poi a un esercizio nuovo a pagina 48. Pagina 48: vedi una lettura di scrematura. Quale sarà l'obiettivo di questo esercizio? Io ti dirò una parola che sta all'interno di questa colonna. Ok, quindi tu dovrai più velocemente possibile cercare la parola che sta in questa colonna. Dopo che l'hai trovata, andare immediatamente nel gruppo di parole che sta alla destra di questa colonna e ricercare la stessa parola. Quindi se io ti dico, non so, libro, tu cerchi il libro che sta qui e poi la ricerchi immediatamente qua. Okay? Quando le hai trovate tutte e due, rialzi gli occhi e vedi quanto tempo ci hai messo in maniera tale da comprendere la tua velocità di scrematura. Qui è abbastanza semplice questo, vedi le parole sono molto grandi, ehm, dovresti metterci discretamente poco, soprattutto adesso che sai le varie tecniche. Quindi mi raccomando, prima la cerchi qua, poi salti immediatamente qui e la ritrovi. Nel momento in cui hai trovato le due parole uguali, guardi lo schermo e vedi quanto tempo ci hai messo. Io ti metterò sempre un timer da 10 secondi per sicurezza, spero tu ce ne metta molto meno. Dovrebbero più che bastare 10 secondi. In 10 secondi leggi tutta la pagina in maniera critica. Per sicurezza te ne metto 10. Per cui quando hai, mh, quando hai finito, guarda, fai il... magari se vuoi segnati da qualche parte così hai anche un resoconto delle tue velocità e poi passiamo alla parola successiva. Allora, la prima parola che ti chiedo è... vediamo un po'. è cucciolo. Benissimo, ancora ti chiedo saliva. Perfetto, troviamone un'altra, pizza. Benissimo, e la pizza si fa con la farina. E dopo che avrai mangiato una pizza con tanta farina, di certo non potrai mai sentirti così tanto leggero. Cosa di meglio per far andare giù una pizza se non una bella e fresca birra. Benissimo. Com'è andata? Quanto tempo ci hai messo? Hai visto come diventa sempre più veloce, sempre più facile, o almeno spero che sia così. Bene, andiamo all'ultimo esercizio che facciamo assieme, dopodiché ti lascerò con il video successivo dove ti spiegherò gli esercizi da fare per questa terza settimana. E l'esercizio è quello a pagina 49, ovvero uno dei tanti testi che ci sono. Tra l'altro vedi sempre che eh, all'interno delle settimane, anche se io qui non te li dico perché vedi che passi nella dispensa di diverse pagine, eh, ci sono tanti altri articoli presi dai nostri blog che possono essere usati per fare le tue sperimentazioni, per fare le tue esercitazioni, ok? Quindi, che cosa farai con questo testo di pagina 49? È un testo di 273 parole e ci passerai sopra e lo faremo assieme, nel senso che io ti darò la tempistica, prima con la lettura di scrematura veloce in 4 secondi, quindi per una velocità di 4095 parole al minuto. E poi passerai con la lettura critica, quella che preferisci, che sia con i due punti di fissità oppure con l'indicatore, come abbiamo visto nella settimana precedente. E avrai 15 secondi per fare questo. Quindi avrai un primo timer di 4 secondi per fare la schematura veloce, poi ti fermerò e ti darò altri 15 secondi per andare nella uh, lettura critica. Segui quello che viene scritto a monitor e fai questo esercizio con noi. Ovviamente, come al solito, se hai bisogno di rilassare gli occhi, bla bla bla, ormai te l'ho già detto, non te lo ripeto ogni volta, quando sei pronto, hai acquisito la tua brava posizione da vero super lettore, fai andare avanti questo video da questo punto e segui l'esercizio. Prima però di leggere l'articolo, ricorda di farti le domande pre-articolo, ovvero cosa sai del, dell'argomento. In questo caso è allarme, strage di api a causa dell'uso di pesticidi. Quindi cosa sai delle api, cosa sai dei pesticidi? Setta la mente su questo contesto mentale, così che sai già dove andare a cercare. Dopodiché andiamo avanti con l'esercizio. Stop. Stop. Benissimo, adesso dovresti avere già una buona comprensione dell'articolo. Ed è arrivato quindi il momento di porsi le cinque domande. Quindi chi? Chi è il soggetto? Cosa? Quando? Dove? E perché? Ovviamente io te le dico in maniera veloce, ormai dovresti sapere come funziona, quindi fatti queste domande nella velocità che ti serve per far riaffiorare tutto ciò che hai compreso di questo articolo. Ovviamente se vorrai potrai continuare a fare questo esercizio con altri articoli, ti basta un timer per poter, un cronometro per poter fare questa cosa, oppure un countdown, quindi 7-4 secondi, ci sono gli articoli con i numeri scritti, quindi puoi farlo, e, e puoi fare esercizio con gli altri articoli che stanno appunto sulla dispensa che abbiamo tratto dai nostri blog. Dopodiché puoi passare al prossimo video dove ti darò gli esercizi per questa terza settimana.